Ritrovati in questo quarto tutorial dedicato alle maschere di livello, vediamo come mettere assieme, simulando una piccola composizione grafica, i tre procedimenti di modifica di una maschera di livello visti nei tre tutorial singoli che trovate sulla mia pagina, in questa mia pagina di YouTube. Dunque, abbiamo il nostro livello con la signora, aggiungiamo una maschera di livello, andiamo a prendere lo strumento sfumatura da nero a bianco e facciamo una piccola sfumatura, eccola qua. Togliamo il link per muovere la maschera in modo da togliere visibilità al bordo dell'immagine, il bordo, questo bordo qui intendo. Selezioniamo lo strumento sposta e usando le freccine della tastiera mi sposto la mia maschera, eccola lì. Di livello, l'ho spostata, ho tolto il link, l'ho resa indipendente dal livello, il bordo netto è sparito. Andiamo a fare un lavoro sul livello di sfondo, aggiungiamo una sua maschera di livello, andiamo a prendere lo strumento di selezione rettangolare bordo 20 pixel, creiamo la nostra selezione, andiamo a prendere, eccolo qui, il secchiello col nero. Coloriamo, togliamo la selezione, Command-I, Control-I, Command-I su Macintosh, Control-I su PC e invertiamo la maschera di livello. Ho messo questo livello di sfondo colorato per rendere la cosa un pochettino più credibile. Bene, abbiamo questo primo effetto. Questa qui è la nostra maschera, questa qui in grigio è la selezione della nostra, il bordo sfumato, scusate, della nostra selezione rettangolare di 20 pixel. Vedete, parte dal bianco, sfuma, sfuma, sfuma fino al nero. Ed è quello che possiamo modificare con i livelli. Vedete? Schiarisco, guardate, avete visto? Scurisco. I livelli agiscono sulla maschera perché la maschera deve essere selezionata, vedete la cornicetta lì attorno. Stessa cosa con altri effetti, anzi con le basse o le alte luci, vedete? Adesso lo vediamo con l'immagine attivata, quindi livelli, eccoli qui, andiamo a schiarire la nostra sfumatura e rendiamo un pochettino più visibile l'immagine che ci sta sotto. Mi schiarisco un po' di più. Ok, ecco fatto. Queste due maschere adesso si sovrappongono un pochettino, qui è ritornato visibile un po' il bordo, riprendo la mia maschera, strumento sposta e me la sposto ancora un pochettino. Vediamo un'altra cosa, qui è comparso il bordo, possiamo a questo punto sfumare, ad esempio introducendo un filtro di sfumatura, sfumiamo, ecco, di 20 pixel il bordo di questa maschera. Qui sono 20, vediamo un po' la differenza, ecco, qui sono solo 2, sfumo di 20, sfumassi di 40. Ottengo questo effetto qui. Chiaramente sfumando la sfumatura si estende e, come in questo caso, mi rende visibile la linea del bordo dell'immagine sottostante. Ma non è un grosso problema, ok? Abbiamo fatto questa cosa qui. A questo punto possiamo, ad esempio, per togliere di mezzo il lato dell'immagine, possiamo ad esempio trasformare la maschera e spostare un pochettino. Ah, ecco, vedete? Tolgo il link, con il link stavo trasformando sia la maschera che il livello. Ho tolto il link, applico la trasformazione e voilà, sposto un pochettino il bordo di sotto, confermo. Ed ecco fatto una piccola composizione grafica utilizzando le varie modalità di modifica delle maschere di livello.
Il tutorial sarà disponibile anche in versione, diciamo, testuale con le schermate dal mio sito robotti.it. Se avete domande o curiosità, vi invito a scrivermi. A presto da Daniele Robotti.